Jayorada Madhava Kunjavihari. Jayo Gopijana Vallabha Girivar Dhari. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjavihari. Jayo Radha Madhava Kunjavihari. Jayo Gopijana Vallabha Girivar Dhari. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjavihari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gura Bhatta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada ki, Niyantara Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanande. O namo bhagavate vasudevaya. O namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Scusate. 39. 8, 11, 37. Ok. Iti sakram vishidantam avag asharirini nayan shuskairato nardrair vadan harati dhanava Iti shakram vishidantam avak asharirini nayang shuskaira tornardrair vadam harati dhanava Iti sakram vishidantam avagshasaririni nayan suskaya tonardrai vadam harati dhanava Grazie. Prabhu? Iti sakram vishidantam nayan shuskaya tonardrai vayam harati dhanava Mataji Niti shakram vishidantam avagacharadini nayam shuskaira tonardrair vadam harati dhanava iti in questo modo sakram a Indra Vishidantam che si lamentava aha disse vak una voce asharirini priva di corpo o che proveniva dal cielo na non ayam questo Shuskai, da qualche cosa di asciutto. Ato, anche. Na, nemmeno. Ordrai, da qualcosa di bagnato. Vadam, la distruzione. Arati, è adatto. Danava, questo demone, Namuchi. Traduzione. Sukadeva Goswami continuò. Mentre Indra, sopraffatto dalla tristezza, si lamentava così, una voce incorporea e sinistra, che veniva dal cielo, disse «Questo demone, Namuchi, non sarà distrutto né da ciò che è asciutto né da ciò che è bagnato». Non c'è spiegazione, devo fare una lettura.
38. Mayasmai atvaro datto mrityunai vardra shuskayo atonias cintanias te upayo magavan ripo. La voce aggiunse: O Indra, poiché io ho concesso a questo demone la benedizione di non poter essere ucciso da qualsiasi arma che sia asciutta o bagnata, devi escogitare un altro modo per ucciderlo. Tadai vingiram akarnia magavam shushamaita dhyayam finam atafasyat upayam ubayatmakam. Dopo aver ascoltato la voce, Indra, con grande attenzione, cominciò a meditare sul modo in cui avrebbe potuto uccidere il demone. Alla fine capì che la soluzione era la schiuma. Essa, infatti, non è né asciutta né bagnata. Nashuskenana chardrina yaharam namucheshira tantastushtavur munigana malaya chavakiram vibun. Così Indra, il re dei pianeti celesti, mozzò la testa di Namuchi con un'arma di schiuma che non è né asciutta né bagnata. Allora tutti i saggi soddisfecero Indra, quell'elevata personalità, facendo scendere su di lui una pioggia di fiori e ghirlande che quasi lo sommerse. Spiegazione. A questo proposito, gli Shruti Mantra affermano a Fan Fenena Namucheshira Indro Darayat. Indra uccise Namuchi con la schiuma, che non è né asciutta né bagnata. Verso 41. Gandharva Mukhyai Jagatur Vishvavasu Paravasu Devadundu Bayonedur Nartakyo Nartur Mudha. Visvavasu e Paravasu, i due capi dei Gandharva, intonarono canti di gioia. I tamburi degli esseri celesti risuonarono e le apshara danzarono felici. Anie pievam prati vandam vayagni varunadayo sudayam ashur ashuram brigam kesharino yata. Vayu, Agni, Varuna e altri esseri celesti cominciarono a uccidere i demoni che si opponevano a loro, come leoni che uccidono i cervi nella foresta. Brahmana prashito devam devarshir narado nripa varayam ashavidudam dristadanava shankshayam. O re, quando Brahma vide che la completa distruzione di tutti i demoni si avvicinava, inviò Narada come messaggero affinché si presentasse agli esseri celesti per chiedere loro di sospendere il combattimento. Sri Narada Uvacha. Bhavadbhiramritam praptam narana bujashraya shriya samedita sarva uparamata vigrahat. Il grande saggio Narada disse: tutti voi, esseri celesti, siete protetti dalle braccia di Narayana, Dio la Persona Suprema, ed è per la sua grazia che avete ottenuto il nettare. Per la grazia della Dea della Fortuna avete ricevuto ogni gloria, perciò per favore cessate questo combattimento. Shishuka uvacha samyamyamayusam rambam manayanto mune vacha Upayamanana churai rai yayu sarve trivistapam. Shishukadeva Goswami disse: accogliendo le parole di Narada, gli esseri celesti abbandonarono la collera e misero fine al combattimento. Glorificati dai loro seguaci, tornarono nei loro pianeti celesti. Yeva shistarane tashmin naradanu numatenate Balin vipannan adayo ashtagirin upagamam. Seguendo l'ordine di Narada Muni, tutti i demoni rimasti in vita sul campo di battaglia presero Bali Maharaj, che si trovava in condizioni molto precarie, e lo trasportarono sulla collina chiamata Ashtagiri. Tatra vinasta vayavam vidyamana shirodaram ushanaji vayamnasha Sanjivanya Svavidyaya. Là, su quella collina, Shukracharya riportò in vita tutti i soldati dell'esercito dei demoni, che per quanto fossero morti non erano stati mutilati.
poté compiere questo prodigio grazie al suo mantra noto come Sanjivani. Balicho shanasa shprista pratyapanendriya smriti parijito pinakidiyal lokatattva vichakshana. Bali Maharaj era molto esperto negli affari universali. Quando riprese i sensi e ritrovò la memoria per la grazia di Sukracharya, non riusciva a capire quello che era successo. Perciò, sebbene fosse stato sconfitto, non si lamentò. Spiegazione. È significativo il fatto che Bali Maharaj sia definito qui una persona molto esperta. Nonostante la sconfitta, non si sentiva addolorata. Addolorato perché sapeva che nulla può accadere senza la sanzione di Dio, la persona suprema. Poiché era un devoto, accettò la sconfitta senza lamentarsi. Il Signore stesso afferma nella Bhagavad Gita: Karmani evadikaraste te ma paleshu kadachana. Tutti coloro che si trovano nella coscienza di Krishna devono eseguire il proprio dovere senza fare considerazioni sulla vittoria o sulla sconfitta. Bisogna compiere il proprio dovere secondo gli ordini di Krishna e del suo rappresentante, il maestro spirituale, Anukulena Krishna Nusilanam Bhattir Uttama. Nel servizio devozionale di prim'ordine, il devoto si attiene sempre agli ordini e alla volontà di Krishna. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'undicesimo capitolo dell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam, intitolato Il re Indra annienta i demoni. Om Agyana Timiranda Sya Gyananjana Shalakaya Chakshur Uminitam Yena Tasmai Sigurave Nama. Sono caduto nelle più oscure tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia luminosa della conoscenza. Offro a lui i miei rispettosi omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhatti Vedanta Swami Tiamine. Namaste, Sarasvati Devi, Goravani, Pacharini, Nivrishese, Sunivadi, Paschettiade, Zatarine. Allora, qui è l'epilogo di una grande epopea. Dopo aver frullato l'oceano di latte, i demoni e i Deva ottennero il nettare. Il nettare fu alla fine accettato per la grazia di Muini Murti, fu accettato dai Deva. Penso successivamente ci fu questa battaglia in cui si confrontarono demoni e Deva. Alla fine, come avete sentito, i demoni furono vittoriosi. Ci fu una voce nel cielo, è detto che una voce incorporea che si manifestò, che una voce incorporea che veniva dall'etere, che diede un consiglio a Indra come uccidere questo demone Numuchi, no? E per cui fu la grazia, per la grazia di questi, penso, esseri celesti, da questo piano astrale giunse questa voce e fu la grazia del Signore alla fine che diede l'intelligenza a Krishna. Dice la Bhagavad Gita che da me viene l'intelligenza, il sapere e l'oblio, no? Per cui, visto che Krishna è la causa di tutte le cause, Indra ottenne questa intelligenza, questa misericordia, questa benedizione tramite questa voce astrale, incorporea, che gli diede questo consiglio di, siccome questo demone non poteva essere ucciso né da un'arma bagnata né da un'arma asciutta, gli disse, con la tua intelligenza devi escogitare qualcosa che non sia di questo genere. E scoprì un'arma di schiuma. Possiamo solo immaginarci cosa possa essere, perché è al di là della nostra comprensione. In effetti, tutta la cultura vedica, c'è una parte di Veda, penso che si chiama, ci sono vari Veda, Vimana Shastra, forse
una parte di Veda c'è, tratta anche la cultura delle arti marziali, chiaramente. Dhanurveda, Dhana Shastra, sì. E chiaramente in questi Shastra sono descritti delle armi, sono descritte delle armi che sono al di là della nostra comprensione. Ad esempio è famoso, ricordandoci come nel grembo di Uttara Maharaj Parikshit fu colpito dall'arma di Asvattama, dal Brahmastra di Asvattama, il quale bruciò il corpo. Il Brahmastra è spiegato che è un'arma nucleare, però è così sofisticata che la stanno cercando tutti, ma non riescono a trovarla, meno male, tutti gli scienziati di questo tempo, di questo pianeta. È così sofisticata che può colpire una persona a distanza senza distruggere l'ambiente circostante, no? Mentre le armi nucleari attuali ben sappiamo che sono estremamente distruttive, estremamente terribili, le armi nucleari atomiche, mentre questo Brahmastra poteva uccidere una persona così senza ferirne altre. Voi potete pensare se questa arma viene creata al tempo attuale. Posso pensare che grandi leader del mondo, così citando un nome, penso che sia, Krishna me lo concede, Putin sarebbe stato ucciso 100.000 volte e così via, anche altri leader che non stanno molto simpatici ad altri, no? Per fortuna Krishna non dà questa intelligenza a questi scienziati, però d'altronde questa non esclude loro che hanno creato un inferno creando delle armi ben più distruttive, appunto, come l'arma atomica nucleare, che può uccidere milioni, miliardi di persone in un attimo. E il mondo attuale è in mano a queste persone demoniache, no? Sono i nuovi demoni. A questo... Troppo vicino? C'è chi mi dice di trovarlo vicino. Troppo vicino. Per cui al tempo attuale ci sono dei nuovi demoni che non sono così specializzati, sono molto grossolani e grossolanamente possono creare dei danni indescrivibili. In effetti nei tempi passati, nei tempi vedici, c'erano dei demoni, ma anche questi demoni, ricordiamoci Duryodhana, Dhritarashtra, erano classificati tra esseri demoni che partecipavano a questo lila del Signore, però avevano questa classificazione, però erano persone che rispettavano grandemente la cultura brahminica, no? E oppure Jarasandha, famoso, che attaccò, non so, 17 volte Krishna con grande odio, voleva distruggerlo, e lui e la sua armata, era un grande protettore della cultura brahminica. A tutt'oggi questi demoni non sono più così qualificati, no? Demoni come Ravana, che era figlio di un Brahmana, rispettava grandemente i Brahmana, nonostante fosse un demone. Al giorno d'oggi non c'è questa qualità, no? A tutt'oggi i demoni sono grossolani, no? Non c'è più la cultura vedica, ormai si è evaporata, non c'è più, e è rimasta la cultura mleccia, yavana, no? Questa cultura degradata in cui la mucca non è più protetta. A quel tempo c'erano demoni che non avevano questa qualità di proteggere i brahmana, di proteggere le mucche. Non era
bianco e nero, no? Bisogna vedere anche, ci sono molti colori anche nei tempi passati, anche nella cultura vedica. In effetti la cultura vedica era divisa in Varna e Ashram, no? Questa era esistente. E c'erano persone che vivevano in queste quattro caste e ci sono persone che vivevano al di fuori di queste quattro caste, no? E anche nei tempi passati, parliamo di Dwapara Yuga, Treta Yuga, c'erano persone che non erano affini ai principi religiosi, per cui anche a quel tempo possiamo chiamare anche il tempo di Krishna, Treta, Dwapara, c'erano persone che erano offensivi alla cultura vedica, come alcuni demoni, non tutti erano offensivi alla cultura vedica, e attaccavano e uccidevano i brahmana. Anche al tempo, voi pensate al tempo Treta Yuga, come quando è apparso il signore Ramachandra, c'erano questi demoni che appartenevano alla stirpe di Ravana, che attaccavano i brahmana, l'arena sacrificale che, dove compivano i sacrifici, era esecrata, era contaminata. Per cui esisteva una varietà anche di demoni che avevano rispetto della cultura braminica e altri che non avevano rispetto della cultura braminica. Sta di fatto comunque che avevano dei grandi poteri. E in questo caso Indra ricevette un essere celeste. Voi pensate, esseri celesti e demoni si confrontavano, si vedevano personalmente. A tutt'oggi noi siamo qui in coscienza di Krishna, non ci è concesso questa visione, no, di vedere esseri celestiali, no? Forse qualcuno li ha visti, ma però Krishna gli dice di stare zitto, di non rivelare. Per cui anche a quel tempo possiamo dire che questi demoni erano persone speciali, specialmente quando, riguardando il Bhagavatam, chiaramente questi esseri demoniaci fanno parte di un lila, no? Mi ricordo a questo proposito quando questi grandi demoni, Duryodhana, Dhritarashtra, e che tutti quelli che parteciparono a Kurukshetra, si liberarono e raggiunsero i pianeti celestiali. Celesti, sì. Duryodhana fu visto dai Pandava, che anche loro, dopo, quando si ritirarono sull'Himalaya, caddero, lasciarono il corpo e furono meravigliati di vedere Duryodhana e compagni e altri demoni nei pianeti celestiali. Questo, penso, ci può già Shishira da Vrajasundra chi jai Shishigora Nitai chi jai Shishijaganath Baladeva Subhadra Marani chi jai. Questo chiaramente ci fa capire che loro facevano parte di un lila, di un insegnamento che noi dobbiamo trarre. Però alla fine sono esseri che facevano, avevano il darshan di Krishna, la visione del Signore. Per cui, come tutti gli kshatriya, perché alla fine dei conti combattevano come degli kshatriya, no? Bhima, Shena e Duryodhana, quando combatterono, Duryodhana era molto, almeno in quel combattimento, è stato molto onesto nel combattere secondo i principi kshatriya, no? Quello che fu disonesto fu Bhima Shena, che ebbe il consiglio da Krishna, che spezzò questo rametto, lo spezzò in due, questo biforcato rametto, e Bhima Shena capì che quello era l'unico il modo. Jarasandha, che fu Jarasandha
che combatteva con Jarasandha, e Krishna gli diede l'intelligenza a Bhimasena del modo di uccidere. Jarasandha era un grande seguace della cultura brahminica, aveva un grande rispetto, però fu lo stesso Bhima che commise un atto non conforme alla cultura, uccidendolo in modo iniquo, no? Ma anche sempre Bhima, sempre ricollegandoci a Duryodhana, lo uccise sotto la cintura, lo colpì con la mazza sotto la cintura. Sono due storie che si intersecavano. Così fu, per cui c'era un certo rispetto da una parte, altri demoni non erano così rispettosi, specialmente Ravana e i suoi compagni. E così questa lotta tra il bene e il male, che è rappresentata da demoni e Deva, no? E il Bhagavatam ci dà un'immagine cosmica, no? Ci dà un'immagine cosmica, e questa lotta avviene a tutti i livelli. A livello terreno esistono questi Mleccia, Yavana, che si confrontano per un dominio della materia, per un dominio per trovare un gusto materiale, per godere della vita. Il Bhagavatam ci dà una visione così vasta che ci dice che è impossibile trovare in questo piano materiale, in questo piano, come si può dire, burloca, ecco, dove la terra esiste, anche buvarloca, pianeti celestiali, i pianeti superiori, e svarga, i pianeti celestiali, che è impossibile trovare pace. La guerra, i conflitti, l'invidia, l'ipocrisia, la collera, l'avidità, è sempre presente in tutti questi, nel trimondio, come viene spiegato nella cultura latina e greca. È impossibile trovare che ci sia pace, che ci sia serenità, no? E il Bhagavatam è così enfatico che impiega canti interi, ottavo canto, si fa notare come è così radicata nell'essere vivente questa esigenza, questo desiderio di godere della materia, di dominare, di controllare il mondo. E questo ci deve portare a capire che il distacco da questi desideri, da queste tendenze, è molto, molto arduo, molto difficile. L'attaccamento è molto, molto profondo, no? Deriva alla radice dell'esistenza materiale. In effetti, i Veda sono stati suddivisi in Karma Kanda. Karma Kanda è una suddivisione. E gli esseri celesti, i demoni, rientrano in questa sezione, Karma Kanda, che è una sezione vasta dei Veda, no? Così, Samaveda, c'è una serie di inni in cui ci sono delle invocazioni agli esseri celesti per ottenere benefici materiali. E io non ho mai visto il Samaveda, però penso che sia di una certa grandezza e quantità di contenuti. E i Veda, che sono emanati dal Supremo, no? tramite la Gayatri, no? Che si manifestò tutto, ha portato questa sezione Karma Kanda, portò la sezione anche Jnana Kanda. Tutte le Upanishad formano una sezione, 108 Upanishad principali e molte altre secondarie, che un corpo di conoscenza sconvolgente. C'è una speculazione filosofica molto molto raffinata che
noi non possiamo entrare, a meno che non ci sia uno studio, deve essere uno studio completamente dedicato a questo aspetto. E i Veda sono questa divisione, Karma Kanda, Dhyana Kanda, Upasana Kanda, no? Sono un corpo di conoscenza che ci fa capire quanto l'essere vivente è dentro nel mondo materiale, no? Quanto il desiderio di godere del frutto delle azioni, di sfruttare l'energia materiale, e quanto il desiderio anche di liberarsi dalla sofferenza del mondo materiale e di ottenere un piano spirituale indipendente anche dal Signore è radicato nell'essere vivente. Vediamo, scendendo proprio coi piedi per terra, cosa succede nel mondo materiale oggi, cosa succede anche nell'ambito dei cosiddetti spiritualisti. No, vediamo, ci sono molti yogi in India che parlano, no? E adesso non sto, ci sono, senza citare nomi, che hanno migliaia e milioni di seguaci attualmente in India. Se avete, io ogni tanto ho l'opportunità di andare su YouTube, purtroppo è un'attrazione abbastanza forte per tutti, penso che nessuno sia escluso. E vedo questi yogi che sono così attrattivi per la gente, perché parlano parole di saggezza, sono saggi, no? Dicono, però se vai nel cuore, nel loro cuore, di quello che dicono, vedi che quello che propongono è impersonale, questo Dhyana Kanda, questa conoscenza impersonale. Nonostante essi dicono delle cose molto belle, che nel senso molto saggi, che magari la mente di un devoto non ci arriva a parlare in questo modo così eloquente, a dire, avere dei pensieri di quel tipo, no? E ad essere così attraenti, perché sono migliaia e milioni di persone che sono attratti da queste persone. Però con un po' di orgoglio si può dire, la verità è rivelata ai semplici. Noi siamo i semplici. E abbiamo ricevuto questa verità, che siamo arrivati a conoscere un Dio personale. Questa è una misericordia inconcepibile. E poi mi viene da capire che se queste persone che ascoltano questo messaggio impersonale e sono attratti, se questi yogi propongono, no, una verità personale, queste persone ritraggono la loro attenzione, si allontanano, perché in fondo a loro, nel loro cuore, c'è questo desiderio, no? di competizione verso il Supremo, di questo desiderio di essere Dio. D'altronde, un altro aspetto più pratico, ci sono in questo mondo materiale, ritornando al nostro discorso, ci sono dei demoni, no? Che non permettono che questa, la coscienza di Krishna, entri. C'è uno scritto di Bhaktisiddhanta, che mi ricordo molto, molto illuminante, dice che quando Krishna nacque, apparve, il primo demone, chi fu? No? Chi fu il primo demone che tentò? No, quando Krishna apparve, chi fu il primo demone che tentò di ucciderlo? Era ancora, succhiava il seno della madre Krishna. Putana. Putana fu il primo demone che Kamsa mandò. E Bhaktisiddhanta pone questo punto. Krishna rappresenta la nascita
della coscienza spirituale nel mondo, no? E Krishna era appena nato, era appena portato da Vasudeva a Vrindavan e si manifestò nel mondo agli occhi di tutti, anche agli occhi dei demoni, perché Kamsa sapeva questo. E la prima cosa che fece, mandò questo demone immediatamente, tentò di ucciderlo prima, e quando apparve subito tentò di ucciderlo. E così Bhaktisiddhanta dà questo pensiero. E così nel mondo materiale, appena Krishna appare in varie forme, nella forma del libro Bhagavata, nella forma dei devoti, i demoni cercano immediatamente di sopprimerlo. Dice che Kamsa rappresenta la cultura aristotelica, lui dice, aristotelica nel senso che Aristotele cercava di analizzare la verità con un punto di vista letterale, non era profondo nella sua analisi, non era come Platone o Socrate, ma rimaneva, e la sua comprensione filosofica era superficiale, come dire, letterale, come leggeva un certo passo e lo interpretava secondo i contenuti letterali, della lettera, e non guardava ciò che c'era dietro la lettera. Anche Gesù Cristo condannò gli scribi farisei che vedevano questo ma non vedevano l'essenza, e così questi aristotelici, come li definisce, vedono la verità solamente in superficie, no? E Kamsa è un rappresentante di questa cultura, di questa visione del mondo superficiale, e cerca di sopprimere la nascita della verità più profonda nel cuore degli esseri viventi. E così mandò Putana per sopprimere Krishna. Krishna era appena nato, non voleva, e Bhaktisiddhanta dice che questi demoni non vogliono che la verità si radichi nel mondo, che prenda una forma più forte. Cercano di eliminarla subito, perché se prende radici è più difficile eliminarla. E così questo è il tentativo di questi demoni. Noi siamo molto, estremamente fortunati. Per la misericordia di Krishna siamo protetti dal Signore Nisingadeva, che ci tiene un tantino coperti, non ci permette di esporci troppo al mondo, perché i demoni sono attivi, sono potenti e sono crudeli. Se ci esponiamo troppo possiamo essere eliminati in breve tempo, non hanno. Per fortuna ci vedono come una entità di poco conto, insignificante. Insignificante. Per cui ci tengono sotto controllo. Potete immaginare, nella cultura vedica c'erano i Rajarishi, sostenevano la cultura braminica, e dall'altra parte c'erano re demoniaci che combattevano, no, contro questi Rajarishi, combattevano, ed era una guerra con le armi, usando la violenza senza risparmiarsi. E siccome adesso non ci sono Rajarishi, no, Krishna, che ci difendono, che difendono i Brahmana, Krishna ci mantiene in uno status di
così non ci permette di manifestarci in società con maggiore enfasi. Anche se è detto nelle scritture che il Signore Chaitanya è venuto in questo periodo storico, no? E porterà la coscienza di Krishna ad espandersi. Questo è anche una profezia che 500 anni fa fu rivelata, no? Che la coscienza di Krishna è destinata ad espandersi, ma è detto anche, questo è un mistero che deve essere ancora rivelato, come se si è detto anche che l'arma per uccidere i demoni non viene usata dai Raja Rishi, no, non è la spada o il Brahmastra, ma l'arma per uccidere i demoni, la mentalità demoniaca, è il santo nome. Questo è come questo santo nome può avvolgere il mondo, è ancora un mistero. Però sta avvenendo e tutti ce ne accorgiamo, no? Tutti ce ne accorgiamo, perché è la cosa più sottile che esiste è l'anima, no? È più sottile del falso ego, è più sottile della mente, è più sottile dell'intelligenza, della mente, dei sensi, eccetera, della materia. E il santo nome è così potente che agisce a questo livello, entra nel cuore della gente, anche in modo inconsapevole. E Srila Prabhupada ci ha detto di andare in mezzo alla gente facendo Harinam Sankirtan, no? Nelle città, nei villaggi, nei cantare, con Mridanga e Kartas. Perché? Perché? Perché il santo nome ha la facoltà di compiere ciò che i Raja Rishi non potevano compiere, di entrare nel cuore, e di cambiare la mentalità, da una mentalità demoniaca a farla diventare una mentalità divina. E nel nostro breve tempo che abbiamo fatto in coscienza di Krishna, abbiamo verificato che un cambiamento c'è stato. In 30-40 anni di coscienza di Krishna, nella società italiana ci sono stati dei cambiamenti che avvengono sul piano sottile ma influenzano il piano grossolano. E tutti sappiamo, il vegetarianesimo, il veganesimo si sta espandendo a vista d'occhio, no? E questo è un fatto. E un piccolo contributo viene anche dal Mahamantra, dal Mahamantra che agisce sul piano sottile, sul piano spirituale, e viene dai devoti. Questo, per cui i devoti influenzano la società in modo molto intelligente, senza disturbare. Vediamo nella predica di grandi devoti, Radhana Swami, è andato, tra virgolette, c'è internet, sì, è andato, parla, è andato a parlare con persone che sono tutt'altro che divine, no? In ambienti tutt'altro che divini, e lui molto sottilmente, ponendo enfasi su delle qualità che sono nel cuore di ogni essere vivente, ha indotto le persone a capire ciò che è pio da ciò che è demoniaco. Non si è inoltrato nel scoprire la verità, però intelligentemente, seguendo il piano del Signore, che c'è un piano, e dobbiamo anche capirlo anche noi, che non dobbiamo manifestare la verità in toto a persone
che non sono pronti a riceverla. Ma dobbiamo cercare di dare, di portare la gente ad accettare ciò che possono accettare, a dare loro lo stretto necessario alla loro evoluzione spirituale. Ecco, e per cui c'è un'evoluzione che avviene a livello planetario, a livello globale. Le persone intelligenti, anche non devote, capiscono questo. Capiscono che c'è qualcosa che sta avvenendo. Ok. Più o meno questo. Penso che sia giunta l'ora. È quello giusto, perfetto. Esatto, ha detto. Esatto. Certo. I commenti sulla tutto il capitolo parla di questo, inizio la facevano cavalcavano i nobili, le scienze, sì. Buttavano qualunque cosa, però preoccupata stato il commento. E fa un commentino alla fine, parla di Bari Malaccio, dove dice che ha accettato la sconfitta perché era un devoto, un chiamo filosofico. Esatto, cita questo verso, Carmani, che bisogna agire senza guardare la vittoria e la sconfitta, e Bali Maharaj agì in modo tale che non era condizionato dalla sconfitta, dalla vittoria o dalla sconfitta. Devo aprire la bocca, dice mia moglie. Sì, allora, dice, perché Prabhupada non ha detto niente in tal proposito? Perché Prabhupada, penso, ci voglia portare a capire l'essenza. Forse posso dire che queste non c'è bisogno di spiegazione, semplicemente Prabhupada non ha dato una spiegazione perché questi versi sono evidenti, no? C'è questa lotta tra Asura e Deva, e alla fine a Indra, l'epilogo che Indra sconfigge Numuci, il demone, e questo, però Prabhupada ha dato spiegazioni su questo argomento già nei capitoli precedenti, nei canti precedenti, per cui è come dire un ripetersi. Però Prabhupada quello che ripete sono i concetti filosofici, no? E non siamo questo corpo, bisogna essere distaccati dal frutto delle azioni, non essere attaccato alla sconfitta o alla vittoria. Questi concetti li ripete costantemente, perché noi abbiamo queste cose, sono più radicate, che il bene e il male che lottano tra di loro sono comprensibili, e che il bene alla fine sopravvince al male è un fatto accertato da tutta la letteratura, non solo vedica, ma anche da altri tipi di letteratura. Okay. Però la nostra tendenza a dimenticare, abbiamo delle qualità negative come l'orgoglio. L'orgoglio è molto radicato, e se siamo sconfitti in qualche modo siamo toccati, no? E siamo toccati profondamente, e quando subentra la collera, che è un'altra qualità. E questi tipi di qualità sono la malattia, i difetti dell'anima, sono 6 difetti, no? E queste cose sono radicate, no? Sono i 6 nemici nella vita spirituale. E Prabhupada pone enfasi su questi 6 difetti, praticamente tutte le sue spiegazioni del Bhagavatam vertono su come purificarci dalla lussuria, collera, avidità, illusione,
pazzia, invidia, no? Queste, e lui batte, ribatte, batte, ribatte su questo fatto: non siamo questo corpo, sei un'anima. Questo orgoglio, ipocrisia non fanno parte dell'anima, bisogna liberarci. In questo caso Bali Maharaj, che è un Mahjan, per cui è un demone che è un Mahjan, il mio punto, non bisogna vedere le scritture bianco o nero, ma c'è una molte sfumature di colori e bisogna cercare di vedere tutto questo nel complesso, no? A volte nella mente cerchiamo di categorizzare, è bianco, è nero, e facciamo divisioni e non riusciamo a notare che ci sono tanti colori, c'è un iride di colori diversi che danno una visione globale, no? Possiamo vedere il mondo perché c'è la luce che è composta da tanti colori, e anche nella letteratura vedica che c'è tutto dentro e la verità è variegata e molteplice. Però in sostanza Prabhupada dice qui che l'ostacolo nella vita spirituale è vivere in questa dualità, vittoria e sconfitta. E Bali Maharaj, che era un demone, aveva superato questa dualità e non era toccato. E cita questo verso: Karmani eva di kareste ma paleshu kadachana na karma fala eturbur, eccetera. No? Cita questo verso: non bisogna essere attaccato ai frutti dell'azione, bisogna agire solo per dovere, senza guardare vittoria, eccetera. Questa la filosofia viene portata in toto. Perché la letteratura vedica vuole farci scoprire, oltre Karma Kanda, Jnana Kanda, c'è un altro aspetto, Upasana Kanda. Upasana Kanda è l'aspetto del cuore, l'aspetto della devozione, che non è necessario l'intelletto. È necessario l'intelletto per Jnana Kanda, Karma Kanda, no? Ma per Upasana Kanda è il viaggio del cuore, il viaggio verso la Bhakti. E i Veda, il Bhagavata in particolare, ci porta a questa conoscenza di Krishna come il nostro protettore, colui che ci ama, ci vuole bene e vuole che avere una relazione con noi. Ecco, però il cammino a questo Upasana Kanda deve essere compiuto tramite la conoscenza del karma e del jnana. E il karma significa questi sei difetti. Questi bisogna toglierli e eliminarli dal cuore. Diciamo che poi viene portato al jnana, perché i difetti sono presenti anche negli esseri celesti, l'invidia, l'orgoglio, eccetera. Mentre i jnani è supposto, coloro che realizzano il Brahman, che si siano liberati, perché si sono posti a un livello di Brahma Bhutta, no, superiore. Però il nostro fine è superiore a questo, oltre a liberarci dai difetti, è quello di sviluppare l'amore per il Signore. Liberarci da questi difetti è un compito arduo, difficilissimo, e noi vediamo anche nella società dei devoti che noi tutti siamo immersi nel difetto, no? Lottiamo. E l'unico modo è pregare per la misericordia del Signore, solo Lui ci può liberare. Noi come devoti siamo un misto di karma, jnana e upasana, siamo un conglobato di tutte queste mentalità che vengono dal passato, però abbiamo questa opportunità di avvicinarsi alla bhakti, la devozione, e sviluppare questo. Non c'è differenza tra la guerra, come si è spiegato adesso,
Eh sì. Esatto, esatto. Per cui appunto lo sforzo del devoto è quello di porsi in virtù. Alla fine ritorniamo al sattva guna, che è il trampolino di lancio per il sudda sattva. E bisogna veramente stabilirci su questo piano con assenza di invidia, orgoglio, ipocrisia, collera e queste cose. E dobbiamo lavorare su questo. E non è una... Non è una finzione, non è, a volte si vedono degli show anche nell'ambito devozionale, però in realtà dobbiamo veramente stabilire questa cultura della virtù, dell'umiltà, della bontà. Prego. Certo. 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 È un grande dono. Voglio concludere una frase che Prabhupada, leggendo al mattino la lettera della devozione, Prabhupada dice... per venire al tuo sentire, che qualsiasi persona che vede le divinità, no? Questa è misericordia, qualsiasi persona che vede le divinità, Prabhupada dice, anche una volta sola nella vita è garantita la nascita umana, no? È garantita la nascita umana. Per cui la compassione, la misericordia del Signore è infinita, è infinita. Però al tempo stesso il numero di persone che hanno visto le divinità è molto esiguo, molto piccolo in questo mondo. Siamo 7 miliardi, quante persone hanno avuto l'opportunità di vedere la divinità? Per cui il lavoro da fare del devoto è molto grande, dare l'opportunità a tutti, chiaramente guardando la divinità con la giusta attitudine. Per cui questa è una grande misericordia. E possiamo, da questo dice Prabhupada, che queste persone hanno una nascita umana e dice anche vanno anche nei pianeti superiori, persone che vedono la divinità. E per cui guardando i devoti dovremo vedere che sono come minimo degli angeli, come minimo, minimo angeli. Deve essere questo, ma in effetti è così, in effetti è così. I devoti quando lasciano il corpo è inimmaginabile la loro elevazione, perché non abbiamo consapevolezza dove si situano, in che piano elevato si trovano. C'è, per concludere, dico tre volte che lo dico. C'è a Indra Prabhu, quando ha lasciato il corpo, i devoti, c'è stata una riunione in Vrindavan, i devoti, c'è un devoto che ha fatto questa affermazione, che non dobbiamo pregare per a Indra, nel senso perché non è necessario pregare per lui. Diceva, dobbiamo pregare ad a Indra, nel senso che lui preghi per noi, perché lui magari si trova in una situazione beata e noi siamo ancora qui a lottare. Lui ha ricevuto, ha raccolto il frutto del servizio che ha fatto e si è liberato del corpo grossolano e di un corpo sottile e si è elevato, per cui è una grande fortuna. Però e anche al tempo stesso dobbiamo considerare che noi in un futuro raggiungeremo questo piano elevato, per cui dovrebbe esserci tra di noi una armonia, una comprensione, che ci sono tanti angeli intorno a noi, però anche al tempo stesso bisogna capire che anche gli angeli hanno questi difetti, per cui bisogna
vedere un po' come sono degli angeli, però gli angeli devono anche purificarsi, perché noi non vogliamo diventare angeli, vogliamo andare molto più su, molto più su. Esatto. Qualcuno dice che parla addirittura di dare reti, ho sentito questa voce, non è fondata. Prabhupada aveva studiato tutti i Veda, è detto che colui che canta il santo nome ha fatto tutti i sacrifici, ha fatto tutto lo studio già, è arrivato alla conclusione. Esatto, esatto, esatto. Prabhupada era arrivato alle conclusioni, per cui lui non necessitava studiare. Studiare i Veda per i devoti è una perdita di tempo. Può suonare un po' strano, perché, come si dice? Nella Bhagavad Gita Krishna stesso dice di trascendere tutto ciò che i Veda spiegano e dicono e di situarsi un piano superiore. Traigunyo Vishaya Veda, Nestragunyo Bhavarjuna, dice Krishna in Bhagavad Gita, di lasciare tutto questo tipo di conoscenza, di stabilirsi più in un livello più elevato, più profondo. Perché studiare Veda significa studiare Karma Kanda, ci vuole una vita, due vite, 10 vite, studiare Jnana Kanda, che studiare Vedanta Sutra. Tu hai tentato di leggere Vedanta Sutra, io ho tentato, però senza è molto arduo entrare dentro in questa conoscenza. Ci vuole prima di tutto tempo, ci vuole una scuola, devi andare proprio a studiare il mattino, pomeriggio, sera, devi andare proprio all'università per studiare questo aspetto impersonale, perché alla fine è quello, l'aspetto impersonale è molto nascosto, molto profondo nell'Upanishad, alla fine è quello, però ti spiega lo spirito, e non è evidente. Per cui noi siamo giunti alla conclusione, avendo il Bhagavatam, avendo il decimo canto, più di tanto cosa possiamo avere? Come possiamo avere? Se noi ascoltiamo degli impersonalisti come devoti, nel cuore, devoti di Krishna con della Bhakti, gli impersonalisti ti fanno, ti stancano, ti danno, ti capisci che è una perdita di tempo, perché noi, tu, abbiamo qualcosa di superiore, ma la loro intelligenza è molto più sveglia, più forbita, la loro speculazione è molto più acuta. Per questo il signor Chaitanya dice: non avvicinarti a loro perché ti confondono la tua intelligenza, perché tu hai la tua intelligenza e loro hanno un'intelligenza più sofisticata e possono attrarre. Tu rimani incantato, la mia intelligenza non arriva a fare queste speculazioni, questi pensieri, per cui stiamo un po' lontani. Esatto, è la conclusione. È la conclusione, perché, così concludendo, perché le gopi non conoscevano una parola di Veda, nel senso, le conoscevano perfettamente la cultura vedica, braminica, però la loro espressione non era quella, era un'espressione d'amore. E noi dobbiamo volgere il nostro sguardo verso questa espressione di amore, naturalmente coltivando la conoscenza, perché noi non siamo gopi, dobbiamo coltivare la conoscenza, almeno. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Gaura Premanandan.